scuola di musica Solaris è stata aperta nel 1993, è risorta sulle ceneri di quella che era la scuola di musica comunale di Argenta, ecco, che era andata un po' arenandosi negli anni precedenti, no? Quindi sono diventata un'associazione, in questo caso è stata l'Arci di Ferrara, e è nato il Circolo Solaris, che ha preso in gestione un'attività corsistica di vario tipo. C'erano anche corsi di ricamo, in quei tempi corsi di pittura, di ceramica, che ancora esiste. E poi è nata questa scuola di musica. Scuola di musica che ha raccolto un po' qualche iscritto della precedente scuola, poi è andata praticamente crescendo in questi anni, fino a diventare oggi un discreto riferimento sul nostro territorio. Ecco. Territorio abbastanza vasto il nostro, siamo anche usciti dall'area del nostro comune, abbiamo tanti allievi che vengono da Porto Maggiore, da Conselice, quindi Lavezzoli, paesi limitrofi, anche Morinella, Santa Maria Codifiume, dove è ancora dentro il comune di Argenta, però anche da lontano. Ecco. Attualmente abbiamo circa 150 iscritti e di anno in anno il numero è sempre variabile, ecco, è andato comunque sempre crescendo in maniera esponenziale, abbiamo 11 insegnanti. I corsi principali di strumento, quelli più tradizionali, da due anni abbiamo anche i corsi popolari che hanno avuto un discreto successo per cornamusa, whistle, tin whistle, poi i corsi per mandolino, fisarmonica, violino, però intesi come proposta di tipo popolare. E con questa rinascita della musica folk in generale ha discretamente attecchito, ecco, questa proposta di corsi. Sì, io sono discretamente soddisfatto, credo anche tutti i collaboratori della scuola, gli insegnanti, credo anche gli allievi, anche perché cerchiamo di essere propositivi sempre sul territorio che fuori e in qualche modo cerchiamo di far sì che possano nascere sempre nuovi gruppi, nuove proposte, cioè ci sia questo senso dell'aggregazione giovanile che porti a una progettualità, in qualche modo a darsi degli obiettivi, quindi a formare dei gruppi, a fare delle proposte musicali. E infatti tanti dei nostri gruppi poi attualmente riscontrano notevole successo anche presso concorsi, ecco, locali, c'è una discreta attività, ecco, legata al mondo musicale dei nostri gruppi. Ecco. Ma non c'è una vera e propria guida, diciamo che c'è il tentativo, in qualche modo l'obiettivo è stimolare alla progettualità e in qualche modo portare avanti il gruppo, perché il gruppo ha un significato importante, ecco, per i ragazzi, per gli adolescenti, cioè, formare un gruppo e darsi degli obiettivi è molto importante a 16, 17, 18 anni, ecco. Si impara un'autodeterminazione, un senso di responsabilità, lo si acquisisce, ecco, perché in qualche modo devi imparare a rispettare gli altri. Suonare in gruppo è anche imparare a rispettare gli altri, imparare a evidenziare le proprie caratteristiche positive, sempre nel rispetto dei compagni, diciamo così, di lavoro anche in quel momento. E poi c'è tutta la parte di discussione, di progettualità, che è un incentivo notevole alla crescita. C'è anche chi ha imparato in questi anni a scrivere che belle canzoni, ecco, bei brani. Il primo pezzo che presentiamo stasera è un pezzo originale, scritto e musicato. Gracias.